piccole riflessioni, poche righe, ma spero vi piaccia. Ecco, l'incipit è questo. Carissimi amici e autorevoli ospiti, che dirvi? Sono emozionato e felice di avervi ancora una volta con noi al circolo degli ex alunni del Collegio Bellissimo. Questo evento è sì una conversazione di carattere storico, ma è anche una celebrazione a nome di noi senatori del circolo delle grandi donne di Sicilia, per le quali l'eccellenza non è un atto ma un'abitudine. È una celebrazione, un omaggio a queste donne forti che con le loro azioni hanno dato lustro a quest'isola e messo in atto semi di innovazione con la valorizzazione della storia, promuovendo la crescita intellettuale nelle generazioni successive. Questo incontro pertanto è su Federico II, sì, ma è anche un riconoscimento alla operosità di Paola Rubino, già preside, già scrittrice, principalmente il cuore della provincia ennese, che ha servito come un guerriero la nostra terra affinché non si perdesse il patrimonio culturale e storico di un passato glorioso e millenario. Donne coraggiose, studiose, mai stanche, ed eccole qua, in mezzo a noi, la professoressa Agata Motta, che sentiremo, la professoressa Concita della Delfa, che è qui con noi come storica, non del periodo, ma che a breve sentiremo sulle storie di Acireale, sugli eventi, sulla crescita di questa città. Citiamo la dottoressa Pinuccia Lisi Cuccione, che non è qui ma c'è il marito, ed infine le giovani eredi, protagonista del tempo contemporaneo, l'architetto Rossella D'Angelo, l'ingegnere Chiara Gerevini, che è una mia allieva, che verrà a breve vestita come una figurante medievale, e giovani che ho visto crescere in sapienza e in armonia, i miei allievi oggi ancora con me, qualche scienziato, qualche amico importante, vite spese nella dedizione al sapere, ricche di ideali che contribuiscono ad espandere la voce della cultura, che è insieme arte, scienza, storia, letteratura. Il professor Agnello per ultimo, ma lo mettiamo solo come comprimario, il quale chiaramente penso sia felice di stare in mezzo a cotanta bellezza e scienza, in mezzo a tante a tali eccellenze. Un plauso a voi tutti, amici. E adesso la parola alla professoressa Agata Motta. Grazie. Pronto? Buonasera. Indubbiamente sono emozionata, anche se questo è il 10° anno che presento questo libro, anzi tra un mese sarà 10° anno. Quindi cerco di essere sintetica il più possibile, ma vi chiedo scusa, non so perché, pur avendo insegnato per 40 anni, sono in pensione quasi da 10, è una cosa impressionante. Quando parlo di Federico II, non so perché mi emoziono sempre. Questa figura, io desidero stasera, grazie a tutti quanti che mi hanno voluto qui questa sera, in particolare Paola Rubino, che conosco ormai da diversi anni, di cui stimo tantissimo la sua capacità, diciamo, di coinvolgere, e poi è anche una persona veramente eccezionale, almeno io l'ho conosciuta da diversi anni, sicuramente voi la conoscete meglio di me e quindi potrete apprezzarla. Quindi ringrazio tutti i presenti per essere qua e vorrei in partenza far notare un particolare importante. Solitamente presento la vita e i castelli, perché sappiamo che sono intorno a 250, di cui 50 firme federiciane. Questa sera mi limito soltanto alla parte solo del profilo storico e umano, a parte che ho poco tempo. In questo viaggio virtuale tratteggio in modo cronologico, così come faccio nel libro,
questa palindrica figura dell'imperatore che ha realizzato tante firme, tanti lavori silenziosi che tutt'oggi, dopo quasi 800 anni, ancora noi oggi parliamo di lui. Mi necessita, prima di parlare di lui, fare due premesse importanti. Perché noi sappiamo che la Sicilia, aspetta un attimo, scusate, ma c'è un canonno, lo faccio da qua, forse meglio. La Sicilia intorno al 1100 era stata dominata dagli arabi, per cui i siciliani disperati, per cacciarli via, si sono rivolti a Ruggero I, il Gran Conte, il quale solo dopo 28 anni riuscì completamente a liberare la Sicilia dai saraceni. Queste due cose ci mostrano proprio, che si trovano nel Palazzo dei Normanni, ci mostrano proprio l'ingresso di Ruggero I e che riceve le chiavi della città. E sappiamo quindi che questo Gran Conte ha voluto l'integrazione di due culture che produrranno risultati notevoli e artistici, perché con questa tolleranza religiosa l'ebreo, il saraceno, il greco, il latino erano finalmente unica religione, un miscuglio di religioni, anche se ciascuno era libero di professare la propria fede. Quello che era importante è che dovevano essere giudicati ciascuno secondo la propria legge, e questo risulta da un documento chiamato Diploma di Catania. La seconda premessa di cui parlavo è proprio la genealogia. Poco fa proprio discutevamo di questo. Nel tempo mi sono accorta che c'è ancora confusione storica. Andavo anni fa in sacrestia, in cattedrale, e vedevo che comunicava e trasferiva le sue conoscenze ai turisti dicendo che la tomba di Costanza d'Aragona era la moglie di Federico II. E io sono rimasta, ho detto, scusate, ma quello è 100 anni dopo. Ecco perché poi alla fine in questo libro ho deciso proprio di predisporre la genealogia di Federico II, l'altra pagina degli Altavilla e l'altra successiva di Oystafen, proprio per far capire la differenza, perché purtroppo 100 anni dopo abbiamo un'altra Costanza d'Aragona e un altro Federico. E quindi è giusto sapere che invece la prima moglie di Federico II di Svevia è seppellita accanto a lui, l'unica moglie, è seppellita proprio nella cattedrale di Palermo. E quindi che significa questa immagine? Questa è in maniera sintetica per la discendenza. Molti ancora sostengono che è un tedesco, e quindi tutta questa grande importanza che noi diamo, perché faccio notare, è uno svevo normanno, non è un tedesco, perché detto con quel tono è un tedesco, non è per niente positivo, mentre se io dico è uno svevo normanno, lo dico con un certo orgoglio. Non so se voi siete d'accordo su questo. E perché questo? Perché effettivamente la sua mamma era normanna, è nata a Palermo, quindi noi giochiamo in casa. Abbiamo un personaggio importante, qual era proprio Costanza, che ci ha lasciato un erede meraviglioso. E che quindi in questo momento noi viviamo questa immagine, così come io la faccio vedere in tutte le scuole quando mi chiamano, e la cosa più importante è il matrimonio che si è celebrato davanti alla chiesa di Sant'Ambrogio. Perché davanti? Perché dentro non c'entrava
che comunque io ci sono stata e ho chiesto apertamente se c'erano notizie relative a questo matrimonio. Non c'è nulla. Bene, silenziosamente io e mio marito abbiamo fatto delle foto e ci siamo accorti che ci sono delle firme della presenza di Federico II, ma loro non lo sanno. Io nel mio libro li ho fotografati e li ho inseriti ed è meraviglioso vedere un'aquila d'oro che gli è stata donata e più avanti vi dirò perché. Quindi in questa chiesa si sposano la 31enne, il 21enne Enrico VI, figlio di Barbarossa, con la 32enne Costanza d'Altavilla e proseguirono per la Germania portando secco la dote della sposa Normanna e vi rimasero per circa 8 anni. Vediamo un po', questa è la chiesa di Sant'Ambrogio, ecco, questa è proprio quella a sinistra in alto che vi dicevo è l'aquila che ho trovato nella chiesa di Sant'Ambrogio, però è coperta da un telo. E poi lungo il corridoio per entrare in chiesa c'è l'aquila di Federico II, però in effetti non c'è scritto niente, nessun posto c'è scritto Federico che si sono sposati i genitori, non c'è niente, ecco perché vi dico a volte è importante fare delle ricerche, perché man mano si comincia ad aprire un nuovo spiraglio, cioè la possibilità di dire allora veramente c'è qualcosa di Federico II e quindi tenace come lui io continuo. E sappiamo che Costanza è rimasta 8 anni in Germania, quando si rese conto, quarantenne, che era incinta, volle subito ritornare in Sicilia perché lì voleva partorire, ma non gli riuscì per tanti motivi, per cui a metà strada, nelle Marche, decise di fermarsi in un posto sicuro che poteva essere ospitata degnamente, così come è stato, grazie al Duca di Spoleto e Conte di Assisi, Corrado di Ussing. Nasce così Federico Ruggero il 26 dicembre del 1194 e prese il nome di tutti e due i nonni, materno e paterno. Poi fu battezzato nella chiesa di San Rufino Cattedrale con, nella fonte battesimale che si trova nella navata di destra, laddove dalle mie ricerche ho saputo con grande piacere che è stato battezzato pure San Francesco, Santa Chiara e Santa Agnese in questa stessa fonte battesimale. E subito dopo il battesimo Costanza andò direttamente, decise di scendere verso la Sicilia, perché lì purtroppo Enrico VI, impegnato a governare la Sicilia con violenza, era risoluto e voleva a tutti i costi praticamente distruggere tutta la famiglia degli Altavilla, perché aveva paura che qualcuno oltre Tancredi prendessero questo benedetto trono. Nel palazzo del governo di Fiume di Nisi, provincia di Messina, decise di coniare le famose monete per proprio osservare la prossima, per poter diciamo incoronare il figlio, e che quindi in questa occasione ne approfittò anche per introdurre come bandiera l'aquila, che è un simbolo della Sicilia che ci rimarrà fino al 1825. Non vado oltre perché avevo una poesia dedicata a Fiume di Nisi, ma non sappiamo se c'è il tempo, preferisco non dirne. Posso farlo? Mi è stata premiata a Torino, ma la cosa strana è un'altra, che quando io sono stata premiata nel 2004 ancora non avevo scritto il libro. Quindi sono delle coincidenze della vita così strane che mi dicono ogni cosa ha un perché di essere. Il titolo di questa poesia è Castello Belvedere. Sei mai salito su? Quale
gioia camminare sul sicuro, passeggiare lungo le strade mulattiere, gironzolare, protetta dai forti rami, coccolata dall'assaggio dei gelsi dolci, guidata su una stradina lunga come ultimo lembo di un nome. Quale incanto essere invitata al silenzio, carezzata da un piacevole soffio di brezza, accolta da molte farfalle variopinte. Lo sguardo si perde dentro il castello scoperchiato, con ancora delle feritoie intatte, testimone fedele da un millennio. Ritrovarsi a tu per tu con la sommità della splendida e imponente Etna, poi il castello di Sant'Alessio, seme attorniato dallo ionico mare azzurro, quasi misuri diversi fondali. Di fronte l'enorme promontorio di Reggio, ai piedi dei peloritani fiumi divisi. Nei bordi del castello sai gustare una gran pace, qui come da un palco che sovrasta il paese, par che dica: sono ancora pronto, vorrei darvi tanto, fatemi vivere ancora. Questa è una poesia, ripeto, che mi ha stupito appena l'ho comunicata al vice sindaco di Fiume di Nisi. Ci è venuta la pelle d'oca, perché io desideravo che si rinnovasse, che cominciasse a riprendere il vecchio splendore, e loro avevano già fatto la richiesta alla regione per lo stesso motivo, quindi abbiamo avuto la stessa idea ed è stato splendido anche per questo. E mentre attendeva la coniazione di queste monete d'oro, di queste monete per l'occasione, praticamente purtroppo andando a caccia si ammalò, la famosa malaria che a quei tempi nelle zone umide esisteva, e trasportata a Messina morì. Costanza, ottenuto subito la reggenza del figlio, lo rincoronò con rito bizantino, re di Sicilia, di Puglia e così e principe di Capua, e così subito decise di proteggere il figlio per evitare che la dominazione sveva avesse il sopravvento e che quindi la Sicilia non aveva più il potere di governare, mentre lei in quel momento diventò tutrice, una delle tante donne che in passato sostituivano l'uomo quando erano impegnati a prove. A proposito del discorso che noi dicevamo prima, dice le donne dietro sono state sempre, come anche la mamma di Ruggero II, delle grandonne, delle tutrici veramente eccezionali che non si possono dimenticare. Da brava normanna e con astuta mossa, la grande Costanza decise quindi di nominare come tutore il Papa Innocenzo III e con un compenso di 1000 marchi d'oro, i famosi 30.000 lire. Ma doveva rinunciare alle antiche immunità ecclesiastiche dei normanni. Solo a queste condizioni Federico ricevette l'investitura papale. Purtroppo, alla fine dello stesso mese, l'imperatrice morì. Il battagliere Innocenzo III si ritrovò quindi tutore di Federico e reggente di Sicilia, Stato e Chiesa sotto la teocrazia del Papa, che dominò quasi per 20 anni. Ufficialmente l'infante venne affidato a diversi arcivescovi, poi al maestro magister Guglielmo, che morì subito dopo, e rimase sotto la protezione di un ingegnere quartiere di Palearia, e infine prigioniero per un certo periodo sotto l'ultimo protettore, il tedesco Guglielmo Carteroni. Avvicinandosi alla maggiore età, a quei tempi per lui era 14 anni, visse come agnello tra i lupi, nutrito e vestito solo dagli abitanti palermitani, abbandonato a se stesso a giocare anche con tutti i ragazzi della zona. Così riuscì a conoscere sette vite,
Girovagando sempre per le strade palermitane, conobbe le famose bellezze architettoniche e io qui vi voglio fare partecipe di quello che lui ha visto: la Cappella di San Pietro la Palatina, la Cattedrale, San Giovanni degli Eremiti, la Cuba, la Zisa, i particolari della Zisa, Palermo, Santa Maria dell'Ammiraglio, detta Martorana, Monreale e il chiosco. Chiosco, scusate. E allora, questo significa che lui ha avuto la possibilità di conoscere quello che i suoi avi normanni hanno in silenzio lasciato come eredità. Secondo me, per questo motivo lui decise di imitare il nonno materno. Anche lui voleva silenziosamente lasciare un'impronta di sé. E quindi, nel frattempo, appena compì 14 anni, il Papa subito si ricordò di chiamarlo. Lo condusse quindi nel Palazzo Reale e finalmente Federico conobbe il Papa a 14 anni. Sappiamo che in questa occasione lui praticamente è stato costretto a sposarsi. Decise il Papa decise che si doveva sposare con un aragonese. Erano due le sorelle, alla fine decise di sposare proprio quella che era in convento, perché stranamente era vedova della re d'Ungheria e subito dopo la morte del marito andò in convento dove c'era la madre. Il Papa l'autorizzò a uscire dal convento per potersi sposare con Federico II. E quindi abbiamo questo matrimonio di questa giovane donna appena ventunenne, mentre Federico II ne aveva appena 14. E dopo 4 anni riuscì ad avere un figlio e si accorse nel frattempo che per lui era importante come sovrano andare in Germania a controllare l'eredità del nonno Barbarossa e del padre Enrico VI. Uno dei castelli dove lui visse è stato anche il castello di Haguenau. Però sappiamo pure che in questo periodo, che era appena ventenne, riuscì ad aiutare i francesi in una battaglia chiamata la famosa battaglia di Bouvines, dove proprio in regalo il re francese regalò la famosa aquila d'oro che aveva fatto vedere nella chiesa Sant'Ambrogio di Milano. E nel frattempo è stata incoronata da Aquisgrana con la corona imperiale e poi praticamente successivamente abbiamo un momento importante. Mentre Federico II pensava alla sovranità, al regno, a organizzarsi anche dal punto di vista amministrativo, la moglie Costanza d'Aragona cominciò a far venire dalla Francia tutti i fantastorie, i burattinai, preferì svolgere l'attività culturale e poter così portare in giro questi grandi burattinai per poter conoscere le gesta di Achille, di Ulisse, di Ettore, di Carlo Magno e così via. E quindi i famosi pupi siciliani sono stati chiamati così dal momento in cui vennero in Sicilia. Questo è un momento bellissimo perché vi fa capire anche l'importanza di quello che abbiamo noi nella cattedrale di Palermo. Non so se ci siete stati, alla sinistra ci sono tutte le tombe di Federico II, a destra suo padre, a sinistra la prima moglie, dietro di lui la madre e accanto alla madre Ruggero II, che è stato tolto dalla chiesa di Cefalù, che quando siamo andati nella chiesa di Cefalù, ancora da qualche anno fa,
si ribellavano perché avevano perso l'unica persona importante, perché Federico II lo ha prelevato e l'ha portato nella cattedrale di Palermo. Quindi loro invece erano convinti che doveva restare a Cefalosco, in effetti aveva desiderato il nonno, quindi le persone più care moriva accanto. Perché questi gioielli? Perché è stato, secondo me, l'unica persona che è riuscita a portare in patria i propri averi. Noi sappiamo dalla storia che tutti quanti i conquistatori si sono sempre portati all'estero quadri, beni preziosi, sculture e così via, e non li hanno mai restituiti. La Francia ha restituito solo la decima parte di quello che si è portato. Federico II, quando andò in Germania, ha visto che c'era la dote di sua madre e la riportò tutta a Palermo. E questo per me è stato un grande merito, non solo per rispetto della madre, ma perché ben vengono persone come lui che vogliono che a tutti i costi si riporti in patria quello che effettivamente era nostro. Abbiamo poi l'incoronazione di Federico II, che è stato incoronato a Roma con le vesti di fattura siciliana di Ruggero II, e qui in particolare non si vede, ma guardate che questo manto è tutto in tessuto con delle scritte, è tutto scritto tutto attorno a quello che c'è, è proprio una scrittura araba che praticamente ha una traduzione che nel libro c'è, ma qui giustamente non mi soffermo più di tanto. E che quindi successivamente, dopo l'incoronazione di Federico II, anche la moglie è stata incoronata sempre a Roma. Abbiamo adesso, se la scuola siciliana ne posso darvi un lezione. E allora io, piuttosto che fare avanti e indietro, volevo invitare Paola praticamente a parlare della scuola politica siciliana, perché è stato uno del momento più importante, diciamo, che ci rappresenta la scuola politica come un qualcosa che oggi come oggi, sappiamo anche la conferma del 2011 che la legge regionale siciliana ha voluto di nuovo che la lingua siciliana fosse chiamata così e non dialetto, e che nelle scuole gratuitamente bisogna dare spazio per rispettare e valorizzare quello che in passato e oggi abbiamo di tutto ciò che riguarda la nostra Sicilia, i nostri poeti. Abbiamo qui accanto la cara amica, la professoressa Paola Rubino, a cui cedo la parola. Grazie. Buonasera, io ringrazio intanto, permettimi di ringraziare il professore Patanè per questa opportunità favolosa che mi offre, e ringrazio pure la cara amica Agata, che sicuramente già avete apprezzato per la sua competenza federiciana, e poi sono felice di essere anche accompagnata dall'architetto Rossella D'Angelo, la mia ex alunna, quindi è un incontro veramente, oltre che dal professore che non conosco, è bellissimo anche il nome per conto di Federico II, fare incontri e arricchire questa. Il mio intervento in realtà vuole puntare soprattutto sulla modernità di Federico II. Io ho un legame particolare con Federico II, sia perché la scuola che ho diretto l'abbiamo intitolata a Federico II, anzi forse vedo il dottore Bonfiglio, che ringrazio, che è ex provveditore di Enna, mi ha accompagnato in questa, diciamo, volontà proprio condivisa di intitolare questa scuola il professorale di Enna Federico II. E il dottore Bonfiglio, diciamo, si è prodigato con massima celerità per poter realizzare questo sogno, che tra l'altro, diciamo, avveniva in un contesto in cui un grande professore di Palermo, presidente dell'Officina Medievale di Palermo, ora scomparso, che voglio ricordare, Alessandro Musco,
diceva sempre che Federico II porta bene. Dice, voi ragazzi, quanto è venuto a scuola a parlare con i ragazzi, parlate bene sempre di Federico II, perché non è un aneddoto, è una realtà. Io lo sento dire, da sempre, che parlare bene, allora noi abbiamo pensato, e questo lo dico così giusto per creare un po' di fascino attorno a questo personaggio che non ha bisogno veramente di che si aggiunga niente a questa sua fascinosa lungimiranza, perché i suoi cronisti coevi lo hanno chiamato stupor mundi. Ebbene, dopo 7-8 secoli sicuramente è un appellativo meritatissimo, perché questo uomo che crebbe tra i vicoli di Palermo, rimasto cioè, con una infanzia travagliatissima, orfano già a 3-4 anni, però avendo avuto quel corredo genetico ed una formazione culturale sicuramente con tutori normanni e tedeschi, ebbe la possibilità di sviluppare una dote, una abilità che a mio avviso si ritrova poi in tutti gli ambiti che lo vedono protagonista assoluto, indiscusso, perché in tutti i campi del sapere, della conoscenza, lui portò questo elemento, quella capacità sovrumana di fare sintesi, di fare incontro di culture, di riuscire a realizzare quella capacità di dominare e di dominarsi. Quindi giustamente dallo storico Masson, che dice che è un indiscusso uomo rinascimentale, nel senso che anticipò i tempi, riuscì a superare le frontiere culturali, le frontiere religiose, e darsi una connotazione e dare una connotazione innovativa, non solo nel campo politico, amministrativo, giudiziario, e lo vedremo in tanti campi, e poi quella corte, questa corte favolosa di Palermo, dove lui riuscì veramente a creare quella, la chiamo così, fermentazione di idee, questa fermentazione di idee che certamente aveva un humus, aveva quel crogiolo di culture varie e diverse che Palermo dava, aveva l'incontro di questo mondo celatino, tedesco, normanno, e questo incontro di mondo islamico, però ebbe lui questa, lui ebbe un'intuizione che gli derivava certo da una dote naturale e da una formazione che riuscì ad avere, ebbe tutti i tedeschi e tutti i normanni che coltivavano questa mente fino a far esplodere in lui una sete di sapere, di conoscenza ed una capacità di credere, che proprio dall'incontro delle culture, e questo lo dico e lo rimarco perché oggi abbiamo bisogno di ripensare a Federico II, certo. Perché Federico II non fu un politico dell'età di mezzo che visse nel suo tempo, così come tutti i grandi uomini che sanno andare oltre il tempo, che sanno creare sintesi. Quella della sintesi significa la capacità di un dominio che va sempre a dominare questo mondo musulmano, islamico, e conciliarlo con la cultura occidentale. La scuola poetica siciliana nasce da una fermentazione di idee e dal fatto che i docchi di tutta Europa, non solo dell'Italia, andavano in questa corte dove si riunivano poeti, scienziati, letterati, astrologi, architetti, a creare filosofi, a creare incontro di cultura, perché Federico II ebbe la lungimiranza di capire che la cultura è il valore assoluto, perché è la cultura che crea rapporti, che crea relazioni autentiche, che crea condivisioni. Ebbene, in questa corte oggi alle varie innumerevoli manifestazioni artistiche, ricordiamoci che non solo Federico fu un grande mecenate, no? Ma non un mecenate come quelli rinascimentali, come per esempio avvenne, che so, con
con la famiglia d'Este, con Ariosto, solo per dare fasto alla corte. Non era questo il motivo. Il motivo era un altro. Lui era un amante di cultura. E i suoi figli, Manfredi, Enzo, riuscirono all'interno di questa corte a creare anche cultura. Ma non solo loro, voci autorevoli, dal falconiere di un altro Aquino, a Giacomo da Valentini, che crea non solo la canzone, crea quel sonetto che poi attraverserà tutte le letterature straniere per diventare espressione veramente, e ancora oggi valido, perché la bellezza di Federico è che diciamo, non solo ha attraversato i secoli, ma arriva fino a noi attraverso anche i modi di sentire, attraverso il gusto anche artistico, oltre che diciamo politico-democratico. E sorride Rossella perché lei ripensa a quando io insegnavo a greco, sorride, io pure perché ti vedo in quel banco fatidico, secondo il banco. Ebbene, detto questo, la corte di Federico II, quindi attraversando diciamo, tutta questa fermentazione di idee, di cultura, rappresenta veramente voglio dirlo così, lo specchio del mondo. È un centro culturale, forse lo dice Agata nel suo libro. Grazie Agata per avermi, come dire, ancora una volta entusiasmato sulla figura di Federico. Sì, perché sono diventata federiciana. E lo sono ancora di più da quando la Fondazione Iesi, Federico II, sapete, è nato a Iesi, quindi a Iesi hanno fatto questa bella fondazione anni fa, ma ora è nato un museo multimediale dedicato a Federico II, merito di un benefattore iesino che avendo donato 6 milioni di euro è riuscito, sono riuscito a fare un museo in cui su Federico II a livello digitale, a livello fotografico, ci sono testimonianze inedite, veramente andateci. E poi c'è un piano dedicato ai centri studi d'Italia. E siccome noi ad Enna abbiamo un centro studi, che ahimè presiedo io, ma perché sempre? Perché porta fortuna Federico II, giusto? E quindi no, non per altrimenti, però vi assicuro che una bravissima dottoressa che è presidente della fondazione, dottoressa Tacconi, riceve tutti con tanta accoglienza. E cos'è che emana da questa fondazione? Quelli che sono i principi salienti di questo personaggio, che parte sicuramente dalla scuola poetica siciliana, ma arriva anche a quella sua tendenza, dicevo, di fare sintesi anche tra discipline diverse. Ma che cos'è mai questa separazione che oggi avviene tra cultura scientifica e cultura umanistica e letteraria? Non esiste per Federico II. La cultura è una e solo una. Tant'è che lui è mecenate della scienza. E non solo, ricordiamo che con Leonardo Fibonacci, un pisano che aveva studiato in Oriente, e riesce, e questo Fibonacci, l'imperatore ha relazioni personali, perché l'imperatore, quando c'è di avere rapporti con persone corte, personalmente, e infatti si deve proprio a Fibonacci l'introduzione della numerazione araba, l'introduzione dello zero per la prima volta nel regno, si devono a lui trattati di geometria, di trigonometria, vero che ho letto il tuo libro, trattati, perché tutto questo lei è la fonte, trattati di geometria, di trigonometria, e poi ancora, lui fa studi, l'imperatore, fa fare studi sul meccanismo della digestione, cioè e riorganizza la facoltà di medicina a Salerno. Vi dovete immaginare che i medici salernitani diventano pionieri di ricerca, e vanno, cioè quindi la nostra Salerno, la nostra diventa anche in Europa. Anche in Europa. In Europa diventa diciamo la nostra scuola medica di grande importanza. Voglio raccontarvi ora della prima università statale che Federico II crea a Napoli, 1224. Lui crea una università laica, laica. Cioè c'era Bologna, ma si doveva creare un'università nel sud. Cioè quanto dice tutti quelli, scrive Federico,
tutti quelli digiuni di sapere e desiderosi di sapere possono, debbono avere un'università, uno studium nella penisola, nella parte meridionale dell'Italia. Perché? Perché così non sono costretti ad andare all'estero, ad andare lontano. E poi dice un'altra cosa, io mi sono complimentata perché facevo un progetto sull'eccellenza a scuola. Ora voi dite, mi dicevano, ma è professionale l'eccellenza? Sì, l'eccellenza c'è dappertutto. Ebbene, Federico mi ha dato ragione. Io leggevo una cosa fondamentale, la scrive Agata nel suo libro. Dice che l'imperatore personalmente voleva onorare gli alunni più bravi, affinché poi fossi di esempio agli altri, per essere questi alunni eccellenti, stimati. E non solo questo, anche gli stipendi favolosi ai maestri, i maestri che vanno rispettati. E in quella scuola è veramente sorprendente questo fatto. Una cosa, il rispetto che si deve agli alunni e ai maestri, e lui istituisce a Siracusa uno statuto universitario a Siracusa in cui stabilisce che gli alunni, quelli delle classi meno abbienti, abbiano libri gratuiti, i maestri migliori, perché i ragazzi debbono crescere e debbono crescere animati nel fervore dello iusso e della giustizia. Grande Federico, veramente grande. Istituisce un comitato, caro Giovanni, un comitato costituito da due cittadini e da due studenti, affinché stabilissero quali alunni dovessero avere l'alloggio gratuito. Quindi una democrazia nel suo concetto di sovranità, grande veramente, nel capire l'importanza della cultura e nel creare le condizioni. E poi, quell'epitome ritrovata recentemente, che fa parte della Costituzione Melfitane. A Melfi, in Basilicata, lui fa un sistema legislativo, amministrativo per il suo regno, che è veramente fondamentale per capire la genialità, la straordinarietà di un pensiero, direi io di una visione politico-filosofica che va al di là dei tempi. Ebbene, c'è questa epitome ritrovata che è un vero sistema legislativo di varie opportunità. Si definisce il codice delle donne e dei deboli. Cioè lui dice che le donne debbono diventare maggiorenni come gli uomini a 18 anni. Perché no? Le donne vanno rispettate, aiutate, se hanno bisogno punizione severa a chi non li soccorre, e le donne, benissimo, le donne violentate debbono essere poi risarcite. Fa divieto assoluto del matrimonio riparatorio, che questa noi poi a Viola, come si chiamava, la donna per poter andare, veramente una visione anticipatrice, ma altro che modernità. Questo uomo è stato capace secoli e secoli prima, addirittura 5 secoli prima della Rivoluzione Francese, lui parla che tutti i sudditi debbono essere uguali per legge. Tutti, lui si definiva lex animata in terris. Lui era la legge, il sovrano. Ma quale sovrano? Non un sovrano che era riuscito ad eliminare gli arbitri feudali, quei diritti feudali che toglievano, che facevano amministrare la giustizia in maniera, come potremmo dire, con i vantaggi di classe e quindi con i privilegi assoluti. Quindi anticipò la rivoluzione. Quando si dice, è stato detto, uomo nuovo, cioè uomo rinascimentale, io dico non è solo rinascimentale, è l'uomo che ha creato lo Stato laico, autonomo, lo Stato di diritto, quei diritti che ancora oggi a me vengono a volte calpestati. Non ci siamo ancora, dobbiamo ancora seguire la sua determinazione. E io vado ancora con il suo essere mecenate di scienza. C'è un trattato scientifico, De arte venanti cum habibus, l'arte di cacciare con i falchi. Federico aveva una passione, la passione della caccia.
della caccia con i falchi. E in questo trattato scientifico, che lui scrive per un trentennio ed è incompleto, le cui due edizioni, quella breve e quella lunga, poi saranno ascritte, fatte dal figlio Enzo e dal figlio Manfredi, in questo trattato scientifico che lui scrive con una volontà sistematica, cioè di integrazione dei precedenti trattati scientifici, lui dice che quello che è stato scritto di superiorità si pone anzi, come dice nel prologo, in un'ottica di bestia. Lui dice, invita gli altri a proseguire questo lavoro, perché parlare di attività venatoria, dice lui, è un'attività complessa. E infatti il trattato in sei libri, e fa tutta una classificazione degli uccelli, e secondo il modello aristotelico, sistematico, no? E parla di uccelli acquatici, terrestri, rapaci, non rapaci, poi parla delle qualità specifiche degli uccelli, parla dell'addestramento dei falchi, parla ancora di come si doveva fare quella procedura della... e delle palpebre cucite che lui poi condanna, sperimenti il cappuccio da mettere ai falchi perché quello è troppo violente, gli arabi cucivano e lui invece ha preferito il cappuccio e tuttora è così, eh. Faccio pausa, quando faccio entrare i dosi, sì, perfetto, sì, sì. Poi continua, grazie. Accogliamo questi figuranti medievali con la nostra segretaria Chiara Bialanini e la sua bambina già mia allieva, già nostra ricchezza di Ateneo, no? Laureata presso la nostra università, che ha questa passione per le figurazioni medievali, e c'è la bambina, la sua bambina. Quindi sono repliche del periodo medievale, del periodo di Federico II, e sono, quando Chiara mi ha chiamato, sono rimasto veramente emozionato che in maniera molto semplice mi dicesse: Giovanni, che fai? Ti servono dei figuranti medievali? Ho detto: Chiara, vieni immediatamente, ti aspetto, eccetera, no? E quindi cosa dire? Cosa dire? La storia e anche la gioventù che si rinnova, ma che non perde le radici del passato. E questa è la testimonianza anche più bella, i testimoni che con Paola, con Agata, no? Passiamo agli altri questi ricordi. Adesso io a Paola darò altro piccolo spazio, ad Agata altro piccolo spazio. E poi faremo sfilare all'interno i nostri bravi figuranti, ai quali Pippo Lisi dà dei fiori, no? O no? Ti pare che abbiamo preparati, eccetera. E delle piccole cose che abbiamo preparato, dei libri, eccetera. Quindi Chiara, adesso ti do la parola. Buonasera a tutti. Noi siamo un'associazione, si chiama Focus Medievi, ci occupiamo di rievocazione medievale. La rievocazione medievale consiste non solo nel rappresentare determinate vicende successe, ma proprio nello studiare il passato e riportarlo in vita. Come vedete, noi abbiamo tutto un abbigliamento specifico dell'epoca. Noi quando facciamo la ricostruzione degli abiti ci facciamo le miniature medievali o i dipinti medievali, quindi non è come a teatro dove c'è l'importanza scenica dell'abito, quindi andiamo noi nella sostanza, studiamo i materiali, studiamo i modi in cui venivano utilizzati, come vivevano nel Medioevo, come si curavano nel Medioevo. È un procedimento di studio, noi non siamo degli attori, ognuno di noi ha il suo lavoro. E ci teniamo a dirlo, che non lo facciamo come se fosse una recita teatrale. Per noi è studiare. Ognuno di noi approfondisce gli argomenti che lo affascinano di più e poi li ricostruiamo. Questo ci tenevo a dirlo perché chi ci vede ogni tanto pensa che stiamo facendo una recita. Ma non è una recita.
neanche, non siamo così neanche nella realtà, cioè in abiti civili siamo normali, però quando ci caliamo nel Medioevo noi è come se vivessimo nel Medioevo, noi prepariamo i cibi medievali e proponiamo a volte anche al pubblico dei percorsi di conoscenza del Medioevo attraverso l'alimentazione, attraverso i combattimenti, attraverso la vita quotidiana che rendeva il Medioevo un periodo fantastico, affascinantissimo, purtroppo molto spesso denigrato perché una certa cultura, soprattutto nell'Ottocento, l'ha definito l'epoca buia e di buia aveva veramente poco. Quindi noi ci teniamo, anche perché la Sicilia nel Medioevo era un posto importantissimo. Riprendiamoci l'onore e l'orgoglio della nostra terra. Solo questo, grazie. Io che sono innamorata di Bianca Lancia, perché Federico fu l'amore grande, l'unico, ricordiamoci che per Manfredi, l'unico figlio con Bianca Lancia, lui era straordinariamente affezionato con Manfredi, quindi in persona in maniera fantastica Bianca Lancia, grazie, e io concordo in pieno, anche noi a Lenna abbiamo la settimana federiciana che ora a maggio andremo a festeggiare, abbiamo i figuranti e non sono attori, sono studiosi di quel periodo medievale che una storiografia non sempre è benevola, oggettiva, realistica, ci ha mandato come secolo buio. In realtà quando poi si studia un periodo, si studia con l'ottica del presente e si cerca, si tenta, si fa sempre ad esagerare gli aspetti negativi e non quelli positivi. In realtà sappiamo che quando attraversiamo un'epoca ci sono sempre luci ed ombre. Quindi complimenti per il vostro lavoro. Io continuo su questo mio excursus molto sintetico su Federico II. Stavo parlando di questo trattato scientifico che non è solo un trattato, diciamo, di arte venatoria, anche se lui nel prologo dice che vuole passare dalla concezione della caccia come assi meccanica ad una assi che invece unisce teoria e pratica in un stretto equilibrio. E lui dice che cacciare è un'arte complessa, ma perché assomiglia all'arte politica. Ci vuole destrezza, ci vuole intelligenza, ci vuole scaltrezza. Non è un fatto di forza, ma è un fatto di equilibrio e quindi dà una visione ampia e sicuramente più complessa dell'arte venatoria. E per questo il sociologo Lindner dice che a suo tempo questo trattato scientifico non venne apprezzato, anzi visse nell'isolamento, perché c'è in questo trattato quello che il sociologo definisce la tragedia della monumentalità. C'è una visione imperiale che non permise a nessuno di confrontarsi, anche se nel prologo, con grande modestia, il liberatore Svevo disse, invitò altri a continuare, come dire, i problemi sono tanti e la mia attività di governo è anche complessa, quindi aiutatemi, ma nessuno si adoperò. E probabilmente ha ragione il sociologo a dire che troppo alta era la visione imperiale complessiva, una visione, diciamo, che appartiene proprio alle abilità umane. Vado a dire un po' di quelle che sono queste costituzioni di Melfi, già ne ho parlato, però voglio riprendere il discorso dell'uguaglianza e della sintesi di culture, perché ritengo che uno degli aspetti veramente moderni della figura di Federico II è questa capacità di dominare il suo tempo e di dominarlo pur nelle istanze, diciamo, che sono anche a volte contraddittorie e antitetiche. Lui riuscì a realizzare in quei tempi e forse sempre una delle cose più difficili, il dialogo. Il dialogo inteso etimologicamente dal greco proprio con quella particella dia che vuol dire tra,
vuol dire mettere insieme, no? Vuol dire coincidenza oppositorum, che significa fare l'accordo tra visioni diverse, tra credenze diverse, difficilissimo, tra culture diverse. E come lo sappiamo oggi? E quanto, diceva Agato, occorrerebbe un altro Federico? Non sappiamo creare sintesi, sappiamo creare discordie. Oggi sentiamo rumores, anzi capofonie di voci discordi, non sappiamo più sentire voci concordie, sinfonie di voci concordi. Ma per creare sinfonie di voci, accordi, ci vuole questa capacità sovrumana che Federico ebbe, aspetto della sua modernità, assoluto per me, quello di creare dialogo, di creare incontro, di creare superamento e di visioni diverse attraverso una concezione della pace, che non è una concezione della pace, diciamo, comune, dell'opinione comune, come un fatto che viene dall'alto. La pace, ci insegna Federico, è una conquista giornaliera, quotidiana. La pace si realizza attraverso la giustizia, il rispetto, attraverso il superamento delle disuguaglianze. Oggi quante volte sentiamo parlare di periferie, di disuguaglianze, di miseria, di povertà, di terzo mondo? Bene, perché? Perché non sappiamo realizzare quella che è quello sviluppo economico sociale che Federico dice bisogna realizzare, perché non è non bisogna avere, dice Federico II, quell'ottimismo sterile e fruttuoso nella speranza di uno sviluppo spontaneo. Lo sviluppo non è mai spontaneo, occorre invece uno sviluppo economico sociale che è frutto di forme condivise, di accordo, di controllo. E il grande Federico aveva creato un organo giudiziario, aveva creato un organo finanziario, 5 corti dei conti per i tributi, tutte le tasse, i pagamenti che derivavano dal commercio, dalle attività varie, dalle acque dei fiumi, andavano a comprire allo Stato per poi essere distribuite. Quindi questa visione è veramente ampia, lungimirante, di come si risolvono i problemi. E problemi Federico ne ebbe tanti. Ebbe lo scontro con il papato, perché la sua visione laica della vita media inevitabilmente doveva portarlo allo scontro. E c'è un episodio unico, insuperabile, che la dice lunga sul carattere di Federico: la Sesta Crociata. Il Papa continuamente gli rimproverava che lui non si era prodigato, non si prodigava, e lui rimandava fino a quando decise. E sapete come decise, come la realizzò? Sicuramente lo sapete, almeno ve lo dico, perché mi pare veramente straordinario. Riuscì a realizzare l'unico nella storia, dopo 5 crociate con grande spargimento di sangue, lui riesce a realizzare una crociata, la Sesta, con un accordo pacifico, mettendosi d'accordo col sultano, che avendo, cioè ottenendo Gerusalemme, Nazareth, Betlemme in cambio di potere musulmano usufruire queste terre, una striscia, poter realizzare la loro religione, un trattato specifico, pacifico, che disorientò, sconcertò il Papa. Dice: ma com'è possibile? Perché Federico aveva questo dono della pace che si costruisce con la volontà assoluta giorno per giorno. Per cui il grande Federico supera il Medioevo, va oltre il Rinascimento, è l'uomo nuovo, come disse giustamente Nietzsche, è l'uomo di mio gusto, l'uomo moderno di mio gusto, quell'uomo che guarda oltre i secoli e che ci guarda anche ora, anche oggi, ci orienta, ci indica quel faro di luce di cui tutti ancora abbiamo bisogno. Perché se siamo nelle tenebre, forse lo siamo anche perché siamo deficitari di queste persone, ma abbiamo un pensiero, una visione di questi grandi. E ci metto pure Alessandro Magno, ci metterei anche altri, ma non mi voglio dilungare, che hanno saputo indicare la rotta. Perché l'auspicio che ci manda ancora, che manda a tutti i siciliani, non solo Federico II, perché Federico parla ancora, non solo da quel
grande sarcofago porfido rosso di Palermo. Parla attraverso i suoi scritti, attraverso le sue opere, attraverso le sue azioni, attraverso le sue intuizioni geniali, le sue innovazioni. Ci dice che noi dobbiamo auspicare e realizzare quello che ancora non abbiamo realizzato, cioè la creazione di una nazione umana universale. Grande Federico, grande. Effettivamente grande. Io giustamente devo sintetizzare al massimo, ma ci tengo a precisare che Federico invitava tutti i re e i principi cristiani a rendere solenni grazie a Dio, perché aveva dimostrato la sua potenza, non con un gran numero di cavalli e di carri, ma con dei mezzi apparentemente deboli, così da confondere la superbia e la presunzione degli uomini. Ed è stato un grande proprio perché non ha avuto bisogno di interprete, abilmente ha parlato direttamente col sultano Al-Khalil, e giocando e scherzando, così come faccio notare in questa diapositiva, il sultano riuscì a donare questi 10 anni, 6 mesi e 10 giorni. E gli stessi arabi, al-Maghrizi in particolare, ammirano l'abilità di questo grande uomo. Non mi soffermo sul particolare, ma questo è l'intimo di quello che è successo tra il sultano. I due sovrani giurarono il trattato di stupefacente, Federico promettendo davanti a Dio di tagliarsi e divorarsi piuttosto una mano che mancare l'impegno. Al-Khalil giurando sotto pena di essere escluso dall'Islam e di essere obbligato a riconoscere la cristiana Trinità. Questo trattato politico era un capolavoro di abilità. Così lo Stupor Mundi ha ottenuto questo, diciamo, questo impero su Gerusalemme, Betlemme, Lidda, Nazareth e tutti i villaggi situati lungo la riva di Giaffa e di Tolemaide, e anche un corridoio di altri a Gerusalemme, a patto però che i musulmani potessero liberamente abitarvi ed esercitare la loro religione entrando nella moschea di Omar, sita nella città santa. Ma questa manovra diplomatica e anche vittoriosa non fu gradita da chi governa il potere papale, che lo definì patto infame. Questo per farvi capire, non mi dilungo oltre, dico semplicemente che non posso più, diciamo, approfondire, ha fatto tanto la professoressa Paola Rubino, dico semplicemente che ha maneggiato e rimaneggiato tanti castelli in tutta Italia, in particolare in Sicilia, come io stavo cercando di farvi vedere, però quello che è importante per me, e concludo, che dallo studio di Federico II emergono dei valori conduttori che io diffondo da 10 anni in tutte le scuole e in tutti i luoghi dove mi invitano, e cioè la tenacia, il bisogna fare senza attendere, il desiderare ardentemente la realizzazione di un sogno, la forza di volontà, il non arrendersi mai ai primi ostacoli. Lo stesso Papa Wojtyla, nostro Papa Wojtyla Santo, in una sua poesia scriveva che la grandezza del lavoro è dentro l'uomo, ed è mia opinione personale che la grandezza di questo grande personaggio si vede dall'impronta che nei secoli ha lasciato. Adesso in questa piccola frazione di pausa prima delle piccole lezioni dei nostri amici architetti e studiosi, chiedo l'aiuto di Francesco Ruggero, che ha questo nome così normanno, mio compagno di scuola, che mi aiuterà a dare dei piccoli cadeau che abbiamo preparato. Quindi Francesco, cominciamo con i figurati medievali, dai. I nostri amici, a Chiara, diamo il libro della professoressa Teresa Motta,
Poi cosa diamo? Abbiamo preparato dei doni, delle piccole cose, delle piccole circostanze che sono per l'arciere. All'arciere diamo quel che resta del giorno, James Ivory. Per il cavaliere, la ragazza con l'orecchino di perle. Era per Chiara, ma poi te li posso leggere insieme, la sposa non ti manda. E Francesco poi anche gli altri libri e redattori. Abbiamo preparato per la professoressa Paola Rubino il libro della scrittrice Agnello Ondi, La Menulara. Francesco, per la professoressa Catamotta, un libro di Matteo Collura, Sicilia, la fabbrica del mito. Per il professor Agnello, un libro di Sergio Munari, L'arte e design. E per l'architetto Rossella D'Angelo, un libro sempre di Sergio Munari, L'arte come mestiere. Adesso i nostri figuranti faranno il giro della sala sul lato destro nostro e poi possono salutare, vi accompagnerò. Volete aggiungere qualcosa? Io non ho parole per ringraziarvi. Un bacione da piccola. Anche i bambini medievali giocano con il tablet. Capita, però siccome si sarebbe annoiata da noi. Sono emozionato, Chiara, grazie di essere venuta. Grazie a voi. E quando vi ho parlato dei combattenti, noi abbiamo combattenti con la spada, abbiamo arcieri, perché generalmente ci immaginiamo il Medioevo, i cavalieri che combattevano a colpi di spada sul campo di battaglia. In realtà nel Medioevo cercavano di evitare le guerre proprio aperte, perché sapevano che ne morivano tanti, perché gli scontri non erano poco duri, erano fisicamente impegnativi, anche che mandavano i contadini, però l'importanza del contadino la riconoscevano, perché capivano che se non c'erano più contadini era difficile lavorare la terra. Noi ricostruiamo tutto, gli arcieri le frecce le ricostruiscono secondo la tradizione medievale, sono costruite tutte con materiali che erano a disposizione all'epoca, gli archi sono gli archi di provenienza inglese, i longbow, che sono degli archi storici che hanno la potenza, una gittata molto lunga. Poi noi abbiamo un templare che va in giro per il mondo e si porta dietro tutto quello che trova, archi arabi, mongoli, ti ringrazio, ringrazio i ragazzi che sono venuti con me. Questo Francesco Ruggero, grazie ancora. Allora, di Federico II si è parlato come un uomo capace di creare sintesi tra culture diverse e soprattutto mi piace specificare che questo avveniva in un periodo in cui non esisteva internet, quindi immaginatevi una realtà completamente differente. Si è detto che è un uomo straordinario, colto, energico, capace di unificare i popoli, è capace di creare quello che potrebbe sembrare dal punto di vista amministrativo un regno moderno. Infatti il regno di Sicilia all'epoca di Federico II contava 11 distretti territoriali chiamati giustizierati, che permettevano a Federico di effettuare un controllo capillare del suo territorio. Questo lo portava a spostarsi di frequente insieme alla sua corte, che come si è detto essere popolata da personaggi del mondo della scienza e dell'arte, e questi suoi spostamenti gli consentirono di creare uno stile sovraregionale, identitario, unificato e commissionato. A onor del vero, la Sicilia e il Sud Italia hanno sempre vissuto una criticità geografica data appunto dal fatto che è stato sempre un mondo un po' isolato da un verso e che quindi ha portato a una transazione, a uno slittamento degli stili architettonici nel Sud Italia.
tutte le, gli stili architettonici dal bizantino a quelli più recenti sono sempre arrivati con 50-70 anni di ritardo nel sud Italia. Però la forza di Federico II è quella di riportare la criticità geografica della Sicilia e del sud Italia a suo favore come punto centrale del Mediterraneo e quindi come possibilità di commistione di stili, unendo la possibilità di avere maestranze nuove e diversificate, un po' come unendole a quelle che erano le culture che trovava nel luogo, un po' come era successo già all'epoca dell'impero romano, quando i romani arrivarono in Africa e unirono lo stile architettonico romano agli stilemi africani. E pertanto sotto Federico II ci troviamo in una situazione di opere stilisticamente vicine, ma geograficamente, nonostante fossero geograficamente lontane, come ad esempio nel caso dei leoni posti sui capitelli d'ingresso ai castelli di Prato e Castel del Monte, praticamente identici. Poiché all'interno della corte di Federico si crea questa sintesi di stimoli arabi, classici e transalpini, che rendono possibile la rivoluzione figurativa. Ma la grande rivoluzione di Federico II fu quella di attuare una governanza del territorio con l'intenzione di accentrare il potere troppo frammentato. E allora vi do un po' i numeri. Sotto Federico II si aprono 250 cantieri di edilizia castellare tra il restauro di fortezze normanne e nuove costruzioni. Nel 1239 emana uno statuto speciale per la riparazione dei castelli in maniera da renderli efficienti e pronti a qualsiasi emergenza. E nello statutum della riparazione castronum si parla addirittura di 111 castelli edificati durante il regno di Federico II solamente nel territorio, nei territori di Puglia e Basilicata. E la grandezza di Federico II e l'ambizione di Federico II fu quella di utilizzare quella che era la manodopera che aveva a disposizione in quel momento. E quindi lui utilizza gli arabi sia come forza militare da avere a disposizione, ma anche come maestranze. E un'altra potenza a favore di Federico fu Riccardo D'Alenzini, uomo capace di sintetizzare e creare uno stile da diverse componenti artistiche e culturali dell'impero. Lo stile federiciano, infatti, era ben stilisticamente identificabile e collegato al senso di unità che Federico II voleva lanciare come messaggio subliminale, forse non troppo, in merito alla vastità del suo regno. Riccardo D'Alenzini era Prepositus Edificiorum dei cantieri di nuova edificazione e dei restauri. In pratica era il capo di tutti gli artisti dell'imperatore, erede della Romanità e architetto idraulico, al quale Federico II assegna sostanzialmente i cantieri di nuova edificazione e di restauri di tutto il proprio regno. E infatti seguì i lavori al castello di Caltagirone, di Enna, di Agira, di Nicosia Eubea, il restauro del castello di Rentini, del quale rimane oggi soltanto la sala ipogea, il castello Maniace di Siracusa, del quale vi parlerà in seguito il professor Agnello, sempre a Siracusa il palazzo di Targia, che era una residenza estiva, il castello di Scaletta Zanclea, che per quanto fosse una fortezza con un massiccio impianto trapezoidale, grazie alla leggerezza delle bifore, tutt'altro sembra che una cupa fortezza, ma voglio focalizzare la vostra attenzione su tre casi. Il primo, che analizzo in maniera un po' più attenzionata, è la Torre di Federico II ad Enna. Si tratta di una residenza estiva, ora tutto sembra tranne che un villino di mare, ecco. Però dovete immaginare la residenza all'epoca come la corte di un re, come
diverso rispetto a quello che è il modo di immaginare oggi una residenza estiva. E la peculiarità di questa torre è la pianta ottagona. In realtà l'ottagono è una forma che ritroviamo in diversi edifici di epoca federiciana, e anche se le torri federiciane erano per lo più tonde derivate dalla cultura araba, come nel caso del castello Maniace di Siracusa o del castello Orsino. Ma l'ispirazione in questo caso era tendenzialmente quella del modello del dodo normanno, costituita da due ampie sale coperte da volte ad ombrello costolonate al piano terra e al piano primo, collegate da una scala a chiocciola che non è quella originaria, perché in tempi remoti è stata demolita per problemi di pubblica sicurezza, diciamo, e si trova in una posizione dominante su un vastissimo paesaggio che permette di avere visibilità massima e massimo controllo. Federico II sicuramente la colloca lì come la sceglie come avamposto per la sua importanza difensiva, però non è da sottovalutare l'uso che ne fece come punto di osservazione astronomico per i rilevamenti geografici. Basta pensare che tutt'oggi nelle cartografie viene utilizzato come punto di rilevamento di riferimento per la misurazione in tutta la Sicilia. E il secondo castello che vi propongo è il castello Svevo di Augusta. Si tratta di un avamposto militare che sancisce la fondazione della città con la costruzione del castello nella penisola denominata Terra Vecchia. La nascita della città di Augusta è strettamente collegata alla politica economica e militare attuata da Federico II nella Sicilia sudorientale dopo la rivolta del 1232. Ed è fondamentale come città per tre diversi motivi. Innanzitutto è sintomo della profonda trasformazione del territorio, infatti si tratta di un nuovo insediamento atto a proteggere le coltivazioni di frumento e delle viti per le popolazioni e per i militari. Poi l'importanza di Augusta è fondamentale perché nel 1240 l'imperatore autorizza l'apertura di due diversi porti, quello di Augusta e quello di Milazzo, all'esportazione esclusiva per la Sicilia orientale, fuori dalla Sicilia per quanto riguarda i portuari. E soprattutto è una città demaniale di obbedienza regia, incastonata tra città e Siracusa, che invece erano città feudali sotto la signoria del vescovo e che avevano già dimostrato di non essere particolarmente fedeli all'imperatore. Queste tre peculiarità fanno di Augusta una realtà urbana concorrenziale sia dal punto di vista economico che commerciale. Ma vi presento un attimo molto velocemente il castello. Il castello è un castello quadrangolare attorniato da 8 torri. È stato leggermente superfetato perché in epoca per tantissimi secoli è stato utilizzato sostanzialmente come carcere fin dall'epoca borbonica fino a qualche decennio fa. L'ultimo castello che vi voglio proporre è il castello Orsino di Catania, che fu commissionato a Riccardo Talentini vendendo una lettera a seguito di una devastante lotta interna che aveva devastato la città. Venne costruito non prima del 1239 e sulla Corrocca di Saturnia, e originariamente, almeno secondo il corrente, si trovava sul mare, un po' come i castelli di Siracusa e Augusta. Infatti il nome pare derivare da Castrum Sinus, cioè castello sul golfo, e rientrava nel complesso sistema difensivo costiero. In una città ostile costituiva quindi il simbolo dell'autorità del potere imperiale svevo. Infatti in una nicchia all'ingresso del castello si trova l'aquila imperiale che afferra la lepre, che simboleggia il popolo catanese.
posizione all'uomo, che invece è il simbolo della Chiesa. E questa contrapposizione pare essere stata sottolineata anche sotto il profilo cromatico, perché da studi recenti è stato evidenziato che probabilmente il castello doveva essere intonacato di bianco, in netta contrapposizione al Duomo nero. Si presenta come con una pianta quadrata che si sviluppa, sviluppandosi attorno a una corte, con torrioni, contorni circolari agli angoli. In alto potete vedere la copertura interna delle torri, che è una crociera costruita su base ottagona, quindi l'esterno circolare e l'interno ottagono. Lungo le torri medie ai lati corrono le scale di collegamento tra i diversi livelli, e per ogni ala c'è una grande sala con tre campate a crociere costruite su semicolonne. La base, che originariamente doveva essere scarpata, doveva dare al castello un aspetto decisamente più slanciato, mentre il ponte levatoio e il fossato ancora visibili all'ingresso denunciano un uso doppio del castello, quindi il valore di palatium e il valore di castrum. Il contesto attorno deve essersi profondamente trasformato, infatti come potete vedere in questa rappresentazione, nella colata con la colata lavica del 1669 il castello smette di essere sulla costa, e questo sicuramente nel corso del tempo ne ha smorzato l'imponenza. L'influenza dello stile svevo e dell'architettura pedeggiana conta anche numerose architetture religiose legate ai cavalieri teutonici, che portarono con il loro arrivo l'influenza del gotico europeo. Nel 1224 Federico II invitò in Sud Italia i cistercensi, che contribuirono ulteriormente a portare il gotico a modificare quello che era l'assetto spaziale, portando la medesima configurazione spaziale sia nel campo religioso che nel campo dei castelli. Io porto qua due esempi di casi di architetture religiose, che sono la Basilica del Murgo, che è rimasta e non è mai stata completata, è stata finita in ogni dettaglio fino a 1,10 m, e la chiesa di Sant'Andrea a Zuccheri, ma questa è un'altra storia, pertanto vi lascio la pagina aperta sui castelli al professore Agnello. Capire quella che era la situazione di Siracusa nel Medioevo, può essere utile questa cartina disegnata da un notaio verso la seconda metà del Cinquecento. È un disegno molto accurato. Se vedete il mouse qua, questa è la cattedrale, e vedete una gru che mostra i lavori in corso nella cattedrale, quindi, come dire, è un disegno realistico, non una, sì, un disegno a volo d'uccello, come era la tecnica compositiva di allora, però estremamente accurato.
oltre al castello Magnasce, di cui parleremo ampiamente, voglio farvi vedere altri due castelli di Siracusa. Questo era il castello chiamato poi Marquette, che era il castello principale, il castello militare, quest'altro era un castello di età normanna, distrutto dal terremoto del 1169 e poi già ricostruito nel 1196. Entrambi i due castelli principali erano al di fuori della cerchia muraria, perlomeno quella interna, mentre il terzo castello fu costruito, il castello Casanova, fu costruito nel 1370 da Giacomo Aragona. Vado un po' in fretta vista l'ora tarda, e quello che qua dovete cominciare a notare, il castello Magnasce era costruito su un isolotto distaccato, e come vedete mancano ancora tutte le costruzioni successive, quelle insomma di fine 500 e dei primi del 600, che poi attorniarono il castello. Qui c'è anche una torre particolare che veniva chiamata la torre di Magnasce, più alta delle altre. E vediamo anche, in realtà Federico II in Sicilia, a parte diciamo l'infanzia, ci stette poco, e in realtà a Siracusa i due soggiorni sicuri sono soltanto quello del 1224, in cui venne a, diciamo, in occasione della guerra contro i musulmani che si erano ribellati, e poi nel 1233, quando venne per sedare le rivolte delle città che si erano ribellate dopo la proclamazione dell'editto di Melfi. Fu in queste due diciamo, Siracusa che decise di far costruire il castello, che è certamente posteriore al 1233 e poi fu terminato nel 1239. Così, interessante è la data falsa del matrimonio del 1209, che secondo alcuni eruditi, in alcuni testi eruditi, troverete che Federico II si sposò con Costanza d'Aragona a Siracusa. L'errore è dovuto al fatto, vero, che Federico II si sposò a Saragozza di Spagna, e si sposò per procura, e siccome Siracusa era chiamata la Saragozza di Sicilia, ci fu questa confusione, e quindi si pensò che la Saragozza fosse Siracusa, invece è Saragozza in Spagna. Naturalmente poi quando la moglie arrivò a Palermo, ripeterono la cerimonia a Palermo. Per quanto riguarda la toponomastica, ecco, come mai Magnasce? In realtà nei documenti svevi, questo ormai l'ho dimostrato chiaramente, il castello Magnasce viene individuato come palazzo, e quindi il discorso della targia oggi è superato. Il palazzo è castello Magnasce, cioè era un edificio di civile, insomma civile, non strettamente militare, mentre castrum era il castello esterno che poi fu chiamato Marquette. Questa divisione chiarissima rimase anche in età angioina. Soltanto dopo il Vespro, quindi dopo il 1282, entrambi i castelli vennero chiamati castra, e allora castelli, e quindi per identificarli il castello detto poi Marquette venne chiamato come castello esterno, mentre castello Magnasce venne chiamato come castello interno. Poi che successe? Nel 1326 era castellano del castello esterno un energico feudatario di Berenguer Marquette, di origine
un catalano di origine barcellonese, nipote appartenente a un'importante famiglia, e perciò i siracusani cominciarono a chiamare il castello di Marchetta. Contemporaneamente, visto che era stato dato un nome proprio a un castello, si pensò di dare un nome proprio anche all'altro, e siccome si erano dimenticati chi l'aveva costruito, pensarono che l'avesse costruito il generale bizantino Giorgio Manian, cioè, e perciò intorno al 1326-27 cominciò a essere chiamato Castello Maniace, o Torre di Maniace, o Castello della Torre di Maniace. Il primo a chiamarlo così è Niccolò Speciale, che della sua cronaca, che si conclude nel 1337, appunto lo chiama così. Questo è il castello così come lo vediamo oggi, che è molto diverso da come era in origine. Almeno al castello Ursino sono state scavate adeguatamente le fondazioni, qui solo molto in parte. Rispetto, intanto naturalmente poi ci sono le diciamo, costruzioni esterne che si va dal 600 fino alla metà dell'Ottocento, di cui poi diremo in parte. C'è il mouse che non funziona. Mi dicevano che c'è un puntatore. Aspetti, forse. Sì, va bene, ma preferirei il mouse se è possibile, perché insomma è più comodo. Sì, ecco, va bene. Abbiamo capito come fare, sì. Va bene, allora facciamo questo invece. Allora sì, quando se dovrò, terrò conto che non si vede il mouse, quindi eventualmente poi userò il puntatore. Ecco, innanzitutto dovete immaginare il castello molto più alto e anche più profondo, perché qui un terrapieno ha riempito quello che era il ponte elevatoio tipico di tutti i castelli federiciani. Ecco, ora vediamo un'immagine del 1664. Vedete qua che le torri sono molto più alte dell'attuale. Queste torri evidentemente diciamo crollarono nel terremoto del 1693, e anche questa quella che era detta la torre di Maniace, perché pensavano che quella torre fosse stata costruita appunto dal generale bizantino Giorgio Maniace. Il discorso è che in realtà tutto il castello doveva giungere almeno a questa altezza. In realtà il piano superiore non fu mai costruito, furono costruite soltanto questa facciata anteriore e le due torri, quest'altra è rimasta invece a livello del primo piano e basta. Andiamo avanti. Questo è, diciamo, un progetto del Cinquecento che ci fa vedere alcune strutture. Ecco, questa, vedete, è un barbacane che era, diciamo, una struttura difensiva della porta per impedire un attacco diretto contro la porta, ma anche questo probabilmente del 600. Questa struttura appoggiata alle mura è invece un contrabbaglio, è stato identificato dal professore Zoric, ed è, diciamo, le fonti lo attribuiscono diciamo, è datato 1414, è dovuto alla regina Bianca di Navarra. Qui vediamo una pianta di Francesco del Negro posteriore, e qua possiamo notare questa falsa braga, che è una struttura di cui ora diremo subito. Intanto vi faccio vedere diciamo questa, che è l'aula ipostila, cioè vuol dire l'aula colonnata. Voi capite, in sostanza il pianterreno era un'unica stanza. Ora capite benissimo che il castello
non poteva avere un'unica stanza. Insomma, intanto era un palazzo residenziale per i ricevimenti, ma naturalmente doveva prevedere il piano superiore che poi non fu realizzato. Vediamo un attimo che cos'è la Luna Falsa Praga. Era una struttura difensiva tipicamente medievale che, vedete, consentiva il raddoppio del tiro difensivo contro gli aggressori, ed è molto comune perché in Terra Santa, nel Grande dei Cavalieri, oppure le mura di Costantinopoli consentivano questo raddoppio o addirittura in certi casi triplicare il tiro dei difensori. Un altro disegno seicentesco, ma che ci consente alcune considerazioni anche della parte propriamente medievale, di cui vediamo di nuovo il barbacane. Quello che qui c'è appunto la falsa Praga. Quello che mi interessa farvi notare è invece la crociera centrale. Questo è effettivamente la crociera centrale come fu lasciata. Certo, i lavori furono interrotti, presumibilmente qui doveva essere costruito, anzi non presumibilmente, certamente doveva essere costruito il piano superiore, e probabilmente doveva essere lasciato sempre vuoto in modo da far arrivare la luce al piano inferiore. Questo è lo stato, cioè quando i lavori furono terminati, la situazione della crociera centrale era questa. Qui vado veloce, queste sono strutture posteriori che vanno dalla metà del Settecento nella parte inferiore, nella cosiddetta Casamatta o Bastione della Vignazza, mentre la parte superiore addirittura fu più volte rimaneggiata sino a circa la metà dell'Ottocento, visto ora tarda, vado un po' veloce, ecco. Questa è interessante, questa qui la vedete, è la chiesa che nel Settecento, cioè che a partire dal 1618 era dedicata a San Giacomo. Attenzione, anche il castello Maniace si chiamava in quel periodo nel San Giacomo, perché gli spagnoli sono molto devoti a Santiago, no? E quindi il castello prese il nome di già San Giacomo, il castello e la chiesa pure. Ci sono notizie che dicono di una chiesa addirittura gioina, però non abbiamo tracce evidenti rimaste. Purtroppo questa chiesa è stata, come dire, distrutta dalla sovrintendenza un po' in fretta. Io non voglio, magari andavo ad eliminarla, però sarebbe stato bene farne un maggiore corredo fotografico, delle piante, magari un piccolo plastico, invece è stata eliminata in fretta e in furia. E questo è il portale, un portale straordinario, alto più di 8 metri e largo 5 metri e mezzo, con ben 13 tipi di marmi policromi, ovviamente di spoglio, e c'è questo, in realtà è un doppio portale, perché c'era prima una saracinesca alzabile e poi dietro una porta in legno. Vedete queste due mensole? In queste due mensole erano collocate due arieti ellenistici che furono appunto collocati lì da Federico II. Questi due arieti furono trasportati prima a Castelbuono da Giovanni Ventimiglia, che aveva sedato una rivolta a Siracusa e fu premiato dal re con questi due arieti. Poi successivamente, quando i Ventimiglia, che si erano ribellati al sovrano, caddero in disgrazia, i due arieti andarono a Palermo e uno purtroppo fu
fuso nel 1848, insomma durante le guerre risorgimentali. Oggi quello superstite si trova al Museo Salinas di Palermo, ma grazie anche a Rotary sono state ricostruite due copie identiche, insomma in bronzo, degli originali, e insomma prima o poi dovrebbero tornare a ornare le due mensole. Questa che sembra una finestra, cioè questa che è attualmente una finestra, ma se voi fate attenzione è praticamente identica al portale maggiore, è soltanto di dimensioni più contenute, purtroppo è molto danneggiata, ma qui c'è insomma la stessa tipologia di marmi, la stessa struttura a colonnine violate con un forte strombo, eccetera eccetera. Il professore Zoric ha identificato questa come la porta del piano superiore, che doveva essere collocata nel piano superiore. Quando nel 1339, con l'editto ricordato dalla precedente relatrice, fu dato ordine di riparare i castelli e soprattutto di chiudere i castelli non ancora terminati, l'architetto, probabilmente appunto il nostro Riccardo Valentini, cosa fece? Incastrò questa porta come una grande finestra, perché se no si sarebbe perduta in pochissimo tempo, e fece tramezzare l'aula con le pietre da taglio che vedremo erano, diciamo, firmate, come ora vedremo tra poco, proprio per non perdere tanto questo capolavoro della porta, ma anche l'ottima pietra da taglio con cui si doveva costruire il piano superiore. Qui vediamo una delle scale che portava da un lato al piano superiore. Guardate la raffinatezza delle crociere, insomma dei conci, nelle chiavi di volta dirò tra qualche istante. Questa è una cosa che è sfuggita a tutti gli studiosi. Guardate le chiavi di volta, vi aspettavate una bella aquila svera? No, sono i gigli angioini. Se vedete questo tipo di pietra, guardate questo, è diverso. Quindi praticamente hanno rotto il concio, hanno levato l'aquila svera e hanno messo il giglio angioino. È così. Diciamo anche in sostanza a Castello Magliace non c'è un'aquila sveva, l'unica aquila sveva si trova a Palazzo Bellomo. Qui vediamo la risega dei gradini che portavano alle torri che abbiamo visto nel disegno del 1664 e che ora poi sono crollate appunto nel terremoto del 1693. Guardate l'eleganza dei conci, veramente sono conci monolitici, conci simili ci sono a Castel del Monte, ma insomma sono veramente di grande eleganza. E questo è un disegno probabilmente del 1483, anche se poi il libro fu stampato un po' dopo. È un disegno sì in parte stilizzato come era insomma tipico del periodo, ma anche abbastanza preciso. Per esempio questa, vedete la carnizzeria, il macello, insomma diremo questo era effettivamente qua. Guardate il Castello Magnace, vedete gli architetti alberti a Santa Lucia danno una grande importanza a questo disegno, ritengono cioè che sia veritiero. E che cosa è veritiero? Lo vedete che intanto la facciata è più alta di quella attuale, così come era nel disegno del 1664, ma qua guardate, c'è il piano superiore in parte costruito. Ecco, in effetti i due architetti ritengono che almeno parzialmente il piano superiore sia stato costruito o comunque cominciato
a costruire questo piano, poi sarebbe crollato nel terremoto del 1542. Questa è la scala di accesso al cosiddetto bagno della regina, lì dove c'è questa freccia c'è un'epigrafe ebraica, un'epigrafe ebraica che insomma si vocalizza Haim, che può essere interpretata come vita o come vitale, probabilmente vita, probabilmente è un cognome che esiste ancora a Siracusa e quindi probabilmente era una lapide sepolcrale poi usata lì. E questo è il cosiddetto bagno della regina. Questo bagno della regina è, in realtà la regina non ci venne mai a Castello Magnaci, la regina bianca, è semplicemente una polla d'acqua sorgiva, quindi questa è in parole povere una diramazione della fonte Aretusa, cioè non ci sono tubi che portano l'acqua, l'acqua viene, è una risorgiva, e questo è fondamentale sia dal punto di vista militare, ma vedremo ora anche dal punto di vista simbolico. Ne vedete queste tacche? Queste tacche servivano ad una noia per portare l'acqua al piano superiore. Quest'acqua dolce, come era noto anche non solo agli antichi ma anche agli uomini del Medioevo, vedete i fiumi, l'Arno, il Ciano ed altri ancora, quando sfociano nel porto grande di Siracusa, vedete questa parte in giallo? Questo è roccia calcarea e quindi facilmente permeabile dalle acque. Mentre sopra c'è una sorta di tappo d'argilla che impedisce di salire, tranne che a Ortigia, cioè tranne che a Siracusa, dove essendo la roccia calcarea l'acqua risale, e quindi abbiamo tutta una serie di fonti. Più famosa è chiaramente la fonte Aretusa, ma anche questa polla del Castello Magnace è in sostanza un altro ramo della fonte Aretusa. Qui vediamo il cosiddetto Cavenio che porta su, e questa era la noria come disegnata dal professore Zovic. Intorno c'erano tutta una serie di vasche di lavorazione, si va dall'età greca a quella medievale, sino insomma al momento della costruzione di Federico II, allora in quel momento serviva sicuramente come vasche per la tintoria degli ebrei. Anche qui ce ne sono altre, vado un po' veloce. Ecco, e parliamo un attimino dei contrassegni dei lapicidi. Quando mio nonno li studiò per la prima volta, ancora erano scambiati come segni cabalistici, lei identificò oltre una sessantina, e in sostanza questi marchi sono il contrassegno dei lapicidi, i quali venivano pagati a cottimo e quindi un tanto a concio, e quindi serviva per capire chi aveva costruito il concio ed essere pagato in corrispondenza. E oggi naturalmente siamo arrivati a circa 140 di questi contrassegni. E qui, per vedere come la Sicilia fosse allora al vertice della cultura mondiale, paragonabile a Bisanzio, ma tutto il resto non ha niente a che vedere con la Sicilia. La Sicilia era il vertice. Guardiamo l'eleganza di questi bagni. Questo è il bagno principale degli ospiti, come potete vedere, delle splendide crociere con delle mensole, con disegni, con animali fantastici. Ma guardate la privacy, intanto c'era una porta. Poi qui
qui sono stati trovati dei fori. Praticamente c'era un'asta di legno, di ferro, non sappiamo, che c'è per cui, diciamo, da cui metteva una tenda, quindi oltre la porta c'era una tenda, un bagno vero e proprio con questa, diciamo, con questo vano porta oggetti. Insomma, siamo veramente al top, cioè voglio dire, non era molto diverso da un bagno odierno. Questi altri bagni che il professore Zorich chiama garderobe, in sostanza erano per i militari, insomma, quelli di servizio. Guardate comunque anche qui un solo gabinetto con i vani porta oggetti, insomma, guardate che raffinatezza ed eleganza. Sotto questi bagni c'erano delle canne iposcopiche che portavano diciamo, i rifiuti nelle cloache che poi rifluivano a mare. Ora vi faccio vedere com'era la situazione. Questo è uno studio del professore Zorich che io riferisco. Guardate com'erano i gabinetti dell'epoca. Qui siamo in Inghilterra, all'Angle, in sostanza, qui vedete, sono solo un po' di buchi, insomma, è una latrina, non è un vero gabinetto. A Southwell, sempre in Inghilterra, va un po' meglio, ma insomma non c'è la privacy che c'era a Castello Moniace. E qui guardate, qui c'è veramente, quando la vedi la prima volta, insomma, mi sono messo a ridere. Qui siamo alla Torre di Londra, vuol dire che Riccardo Cordileone e Giovanni Senzaterra si sporgevano qua e se sbagliavano cadevano di sotto, insomma, questo era il gabinetto di Riccardo Cordileone, insomma, c'è una bella differenza, no, con quelli di Castello Magnace e persino ad Avignone, la Santa Sede, insomma, era poco più di una latrina, insomma. Qui siamo Castello Magnace, sì, è vero che sono due, però attenzione, questo non è svevo, perché il castello fu investito da un fulmine nel 1704 e quindi l'area, diciamo, tutto il muro e la torre nord-orientale, diciamo, crollarono e furono ricostruite. E andiamo parliamo adesso della sala ipostila. Qui potete vedere queste strane crociere, dico strane perché lo vedete, sono un po' miscelanica e non hanno chiave di volta, quindi sono chiaramente posteriori. Secondo l'architetto Maria Mercedes Pares, sono state costruite quando nel 1542 crollò il tetto, soprattutto la parte dove probabilmente era anche costruito sopra, crollò giù e quindi furono ricostruite. Ecco come approssimativamente si doveva diciamo, presentare l'aula. Naturalmente questo è un disegno al computer e in realtà l'aula era molto più bella. Attenzione a queste crociere, questa è la crociera centrale. L'architetto Pares suppone che siano tutte e quattro uguali, cioè colonne cristili in marmo e granito. In realtà io sono assolutamente sicuro che solo le due posteriori erano così, mentre queste altre erano normali. Ora, e perché ve lo dirò tra qualche minuto. Allora, a chi venne l'idea di costruire il castello così com'è? Sicuramente a Federico II, il quale da piccolo aveva letto un libro, un poema scritto da Pietro da Evoli, si chiama Il Liber in onore Augusti, in onore di Augusto. L'Augusto era suo padre Enrico VI e naturalmente si parla anche del figlio di Enrico VI, cioè di Federico II, che viene preannunciato come il bambino che avrebbe cambiato il mondo. Quindi Federico II leggeva con ardore questo libro e quando nel 1233 venne per la seconda volta a Siracusa, disse a Riccardo
Piero Valentini, devi costruire il castello, così, cioè esattamente come c'è scritto in questo libro. In questo libro viene diciamo, descritto un palazzo al quale viene attribuito un significato simbolico. Questo palazzo era una sorta di anfiteatro che si trovava a Palermo di fronte al Palazzo dei Normanni, dove adesso c'è la piazza. Prima c'era questo anfiteatro che poi crollò in parte nel 1542 e poi fu direttamente eliminato. Esistono tuttavia delle piante di questo palazzo. Quando io cercai di far corrispondere i significati simbolici a quel palazzo, non ci sono riuscito, ed è ovvio, perché quello era probabilmente appunto un anfiteatro romano, quindi non aveva quel significato. È il poeta che carica quel palazzo di quel significato. Invece, a Palazzo Castello Maniace, tutte le parole trovano un perfetto riscontro nei minimi dettagli. Vediamo. Allora, est domus teri qualutum tempora venis, c'è una casa nella quale giocano i tempi di un'eterna o di un'eterea primavera. In realtà si tratta, il poeta descrive il palazzo imperiale, diciamo il palazzo regio dei Normanni a Palermo, ma naturalmente questo vale ora per Castello Maniace. Ipse domus paries ex adamante rige, la parete della casa, del palazzo, sorge dal diamante. Guardate, questo diciamo, è l'esterno del castello. Vedete queste riseghe? Queste riseghe imitano le sfaccettature del diamante. Ancora meglio si notano, ora vediamo c'è forse anche un dettaglio, vedete queste sfaccettature? Io ho fatto fare una ricerca a un mio giovane collaboratore, un geologo, un certo Luciano Arena, dottor Luciano Arena, il quale proprio mi ha diciamo, confermato che il taglio dei diamanti in età medievale corrisponde, è compatibile comunque con queste sfaccettature. Quindi vediamo l'ultima, vedete? Quindi la parete, il palazzo sorge da un diamante e qua abbiamo il diamante. Davanti, diciamo, davanti al palazzo c'è un cortile nel quale sorge la fonte Aretusa. Questi sono i segni originali che diciamo, illustrano quello che è scritto nel poema. Quando da ragazzo, ero già laureato, ma insomma da ragazzo vidi la fonte Aretusa dentro un palazzo, fece un salto perché dico questo è il Castello Maniace, no, questo era appunto il palazzo di Palermo. Cioè, ma allora che ci sta a fare la fonte Aretusa dentro questo palazzo? Ci sta perché il palazzo rappresenta l'impero e ogni singola crociera rappresenta uno stato dell'impero. Ma questo non perché non sono immaginato, ma perché ci sono scritti nomi uno per uno dentro le crociere e io ora, diciamo poi lo vedremo, ho fatto. Qui c'è diciamo un cancellarius recipiens tributa e qui c'è l'arabus e l'indus. Ma che ci stanno a fare l'arabo e l'indo nell'impero romano, insomma, dove credeva di vivere Federico II? Il fatto è che, come ora dirò, le colonne, le 40 colonne, rappresentano il mondo, quindi il mondo che è rappresentato dall'arabo e l'indiano che danno i tributi a... Ecco, io ho poi fatto questo disegno, ma ho soltanto trasposto i nomi che sono scritti, cioè sono scritti nel poema, cioè quindi non è che me ne sia 25 stati con 25 crociere. Inoltre nel poema c'è scritto
l'aula sorge da 40 colonne. Allora, facciamo i conti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 6, 36. Attenzione, ma queste colonne sono tristiche. Quindi cioè, bisogna aggiungere altre 4, quindi sono 40. Quindi il palazzo sorge su 40, su 40 colonne, cioè la simbologia dell'impero e queste diciamo 40 colonne rappresentano tutto il mondo. Le crociere in alto sono gli stati dell'impero, in basso il mondo che comunque è soggetto all'impero. E quindi capite come diciamo questo libro è stato, è servito all'architetto per costruire il castello Magnace. Qui vediamo le colonne tristili, che appunto secondo me sono solo due, perché sennò sarebbero stati 44 e non 40, insomma, ma le altre due colonne si sono perdute. Ecco, guardate, vedete questo punto, questa è una scoperta diciamo piuttosto recente. Non so purtroppo quanto si veda, vedete questa, questa faccia, questa testa? Questa testa era nota molti anni fa, mio padre la chiamava la testa della regina Costanza, ma allora non si sapeva, insomma, e era chiamata così volgarmente la testa della regina Costanza. Poi invece diciamo scavando e sistemando appunto la zona ci si è accorta che c'era anche il busto, e allora l'allora sovrintendente dottoressa Brasile mi chiamò: ma senti, so, sai che scoperta abbiamo fatto all'interno della, dell'area di Mostina? Dico: cos'è, San Matteo? Come San Matteo? C'era la testa, eccetera eccetera, insomma qui c'è scritto, chiaro che non lo potete leggere, ma questa testa è stata tradizionalmente attribuita alla regina Costanza, ma sembra, gli aspetti, i tratti sembrano maschili, probabilmente un Federico giovane. Ma non è così. Io non so quanto riusciate a leggere qui questa cosa, questa targa, diciamo io l'ho letta quando ancora era in parte ricoperta, ma dovetti leggerla con la luce dei cellulari, e qui c'è scritto San Matteo, c'è scritto, questa è una S gotica, che può sembrare una F, ma in sostanza è così e così, e la S, e qui c'è un segno di abbreviazione, e qui c'è scritto Matteus, in sostanza l'ho trascritto qua, S Matteus, in sostanza è un evangelista. Ora, è chiaro che il significato, qui voglio dire, loro possono scrivere tutto quello che vogliono alla sovrintendenza, e insomma, perché non si fidano degli specialisti, insomma. Ma poi, guardate, anche se non ci fosse scritto San Matteo, questa è l'immagine tipica di San Matteo che viene raffigurato come un angelo o come un uomo dal bel aspetto, insomma. Qui, ma sotto c'è scritto. Allora, secondo me, senza dubbio, nei quattro capitelli della crociera centrale c'erano i quattro evangelisti, e sono andato in sovrintendenza pregandomi di far grattare l'altra colonna. Non ci vorrebbe niente, è una cosa da poco, sicuramente la troviamo un altro evangelista, insomma, ma purtroppo finora la mia richiesta non è stata accolta, speriamo in un prossimo futuro. Sì, questa è l'ultima cosa, e grazie, abbiamo terminato. Certo. Allora volevo chiedere, quello
castellaniaci, ha una forma molto particolare. È uguale al portale anteriore, sono più piccoli, insomma. No, nel senso che mi è sembrato di ravvisare quella forma emblematica che è raffigurata nel mantello di Ruggero II, che è l'emblema poi del soggetto del segreto dell'arte arabo-normanna e in generale comunque riconducibile anche alle forme simboliche tradizionali visibili per esempio nei mosaici della villa dei Volusi, per esempio a Lucus, insomma una località vicino Roma, dove appunto è visibile questo emblema del doppio quadrato, nel senso sono due quadrati, uno ruotato rispetto all'altro di 90 gradi. La torre di Ena, la base della pianta della torre di Ena, con i due quadrati anche qui davanti a casa, e sì, e mi premeva sapere se era una mia impressione di aver visto questo sito e sono talmente interessato, questo è anche un caso di paranoesia. Allora quindi mi date conferma che c'è questa intenzionalità nell'architetto o in colui che abbia realizzato questa cosa di realizzare questa finestra, diciamo, questa apertura con questo livello. Lì è stata messa per caso, non era il posto dove doveva andare a finire quella porta, quindi se parliamo di non doveva andare là, ecco, insomma, se poi è una questione invece geometrica, il mio interesse è applicato rivolto non tanto alla cubatura in sé, ma alla forma geometrica della cubatura, particolarissima proprio, perché nella parte superiore mi sembra di realizzare quel discorso del doppio quadrato, ecco, quello qua. Sì, certo, è possibile, non è stato studiato bene questo. Sì, prego. Avevo notato uno slide che diceva che c'è un raggruppamento di castelli. Un raggruppamento di castelli. La prima. Giustamente il più visibile per Gela, parlo del mio territorio, è il Castelluccio, è il più conosciuto. Il Castelluccio, la SS-117 per Catania. Ah. In realtà vorrei dirvi, penso voi dagli studi lo sapete, in realtà Gela. Esiste un castello. Sì, ma quel castello non c'è nulla di svelto. Sono due torri. Ah sì, sì. Le torri sì. Le torri sì. Sono altre torri sul viale Mediterraneo. Sì. Allora in generale i castelli federiciani sono costruiti da due lati opposti di ogni singola città, così a Palermo, a Messina, a Siracusa, ma pare anche persino a Catania. In sostanza servono a controllare la città, quindi sono messi in due lati opposti per poter meglio tenere insomma sotto controllo la città. Arcieri del Castiglio de Terranovas, proprio un po' dare un'impronta tra diciamo il medievale anche un po' più avanti della tecnologia spagnola, perché proprio anche diciamo nell'area diciamo, consisteva il Palazzo Ducale, quindi i principi di Terranova che erano Aragona Cortés, slide che stava rappresentata la Basilica del Duomo. Sì. Quella vicina alla Sanibani. Sì, sì. Certo. Sì. Ora, qui ci sono stato lì. Sì. Sì. Io faccio il tecnico, qui ho fatto anche dei ieri, però. Io volevo sapere per quale motivo in quel periodo federiciano si decide di costruire una basilica in questo angolo di. Sì, però se c'è attenzione.
Allora, intanto io ho una teoria particolare che non è quella corrente. Quella ovviamente, Federico II non costruì in chiese, appunto, basta, no? Cioè, pensare che Federico costruisse chiese fuori di luogo, costruì solo, tentò di costruire una chiesa a Vittoria di fronte a Parma, perché era una città che doveva, cioè lui voleva distruggere Parma e costruire una città, però certo che se doveva costruire una città ci voleva anche una chiesa, e non poteva, però quella è l'unica chiesa costruita da Federico II. Quella era territorio, era stata data il territorio ai cavalieri teutonici con l'abbazia che c'era presso Ventimiglia. Quindi, secondo me, diciamo, furono i cavalieri, scusate, no, non teutonici, chiedo scusa, i templari, erano i cavalieri templari, i cavalieri templari che avevano il, diciamo, l'abbazia di Ventimiglia. Costruirono o diciamo, portavano le loro merci lungo il fiume per poi poter commerciare e andare sul mare, e quindi costruirono diciamo, la Dancia, una specie di Dancia con tutta una serie anche di strutture economiche, piscine per pesci eccetera eccetera, e poi anche la chiesa. Però che successe? Che siccome i templari combattevano contro Federico II, Federico II a un certo momento gli sequestrò tutte cose e la chiesa rimase interrotta. Quindi, naturalmente questa è ancora inedito ed è una mia personalissima opinione, ma insomma io penso che le cose siano andate così. C'è un'altra interpretazione, è un'altra. Purtroppo non abbiamo molto tempo, chiedo scusa, ma volevo farvi vedere dei piccoli particolari. Col fatto che è molto scomunicato Federico II, molte notizie positive su di lui sono state soffocate o distrutte. Sappiamo, perché sono socia da più di 10 anni della Fondazione Federico II di Esi, che da qualche anno stanno cominciando a sorgere altre novità sui simboli. Un simbolo particolare che ho messo sul libro appena me l'hanno comunicato da Ancona è che, non so se avete mai visitato la Basilica di San Francesco d'Assisi, l'ho visitata 2 volte, ma non mi sono mai accorta di un particolare. Si è sempre detto che un'immagine, così come poco fa, per questo mi è tornato in mente, un viso che fuoriesce da una colonna, si è sempre detto che era un'altra persona, fratellina, eccetera. Adesso invece c'è la conferma che è il viso di Federico II. Così come un'altra notizia inedita, perché il mio libro ha tante chicche inedite per queste novità, perché è inutile leggere tanto per riferire quello che è stato già detto, che andando all'estero, sul Giaffa proprio, in questo territorio, si sono scoperte 2 lapidi di una, due figli, insomma, una in arabo e una in latino. Quella latina è stata distrutta, quella in arabo l'hanno sempre tradotto in una maniera strana. Finalmente da qualche anno hanno confermato che c'è scritto Federico II, qui ha costruito un castello di Giaffa e così via. E poi tanti altri piccoli particolari, questo per darvi un po' l'idea. Il discorso della Basilica del Mungo, io mi sono permessa, diciamo, proprio qua non volevo, perché sempre la professionalità è una cosa, io sono una semplice pubblice storica. Però sono andata all'università perché quando qualcosa non mi garba cerco di confermare con tanti dati, così come ho fatto con la genealogia, e mi sono accorta di piccoli particolari. Cioè, quando tu vedi che di Federico II si parlano per 100 pagine in maniera negativa, la prima cosa da fare è quella di chiudere il libro e andarsene, vero o no? È normale questo. Io invece ho avuto la tenacia con Federico II di continuare. Provvisamente mi sono accorta che si parla proprio della Basilica del Mungo. Adesso non so se nel libro ho citato anche uno storico, così come ho lottato qualche anno fa con la Sara Sara Zappalani, ma no, non è mai. Comunque, che diceva che il portale di Catania, non so, Sant'Agata al Carcere, non so se ci siete mai stati, non è Federiciano,
Bene, quando me l'ha detto la prima volta sono ritornata all'università e mi sono accorta che sono 4 gli storici che confermano che il Pontale è il Federiciano. Allora, non è una questione di tenacia, è perché dobbiamo dare il giusto merito a chi se lo merita. Anche se, non so, andiamo al particolare. Perché ancora oggi noi sappiamo che Bendigari è Federiciana? 5 anni fa alla regione ho telefonato e ho detto: scusate, all'università si parla, sono 2, Agnelli e un altro, mi pare Botteri, che dicono che è Federiciana. Arrivo là tutta felice perché avevo visitato Bendigari sempre per altri motivi, zoologici, faunistici, eccetera, ma non l'avevo mai visto come Castello Svevo. Tutta felice vedo l'indicazione Castello Svevo, Castello Svevo. Arrivo davanti al castello e c'è una barriera che parte dal 1400. Ma qui telefono alla regione e faccio: scusate, ma in questi 200 anni che cosa è successo? Ancora oggi, dopo 5 anni, non hanno risposto. Allora, purtroppo, ed è una conferma, la mia esperienza di 70 anni mi conferma che effettivamente bisogna non solo essere tenaci, ma guardate che molte persone, mi dispiace dirlo, non hanno la competenza e allora per paura di fare cattiva figura preferiscono non fare nulla, come quando da anni, da 10 anni che dico al Castello Ursino non c'è scritto Castello Ursino, c'è scritto Museo Civico, la piazza c'è scritto Federico di Svevia, non Federico II di Svevia. E non è la stessa cosa? No, perché quello è Barbarossa. Allora, ecco quello che voglio dire. Se dobbiamo mostrare e dire ai nostri giovani la storia si deve rispettare, il nostro passato si deve rispettare, eccetera, dobbiamo cercare di dare le giuste condizioni. È inutile che ci prendiamo in giro, Costanza d'Aragona è questa, invece è quella di 100 anni fa, 100 anni dopo. Cioè, dobbiamo essere precisi, non ha significato di guide turistiche che dicono cose sbagliate. Anche perché di storia, come dicevo prima Giovanni, la storia nelle scuole non si sta studiando più. Quindi è un motivo in più per far sì che i giovani non solo conoscono la realtà di quello che ci circonda nel nostro territorio, ma che addirittura devono necessariamente divulgarla e rispettarla. Perché il passato è importante per un futuro migliore e per dare veramente dei valori, perché i valori ci sono, siamo noi che dobbiamo dare una giusta direzione. Scusate. Perché il Presidente mi dà la parola, io rifacendomi a questa bellissima riflessione di Agata, dico che Federico ci ha insegnato che è a presunto sicut sui. Le cose sono come sono e quindi questa visione realistica, obiettiva e questo sguardo appassionato e approfondito e competente. E ringrazio, approfitto per ringraziare gli organizzatori di questo incontro, soprattutto il professore Patanè che mi ha consentito di conoscere questa bella realtà di Egireale e con la sua profonda passione per la cultura quasi federiciana, e mi auguro, auspico che veramente si possa ancora continuare la collaborazione con Enna, con Centro Studi, con la Casa d'Europa, affinché si possano mettere insieme tante belle intelligenze. E la mia ex alunna Rossellaggio, bravissima, il professor Angelo che mi ha colpito per questa storia di Londra così inferiore alla nostra, ai nostri bagni, veramente una cosa che lei mi ha regalato una gemma di gioia. E poi l'area che lo conoscevo, i figuranti, ma sono stata la vostra attenzione calorosa, attenta, appassionata, degna di Federico II. Grazie ancora.
grazie di essere intervenuti di questo frammento di storia, di percorso con noi. Ora i nostri rientreranno a casa, non abbiamo organizzato niente per la scena perché c'è, molti sono di fuori, quindi rientrate in maniera valente a casa e con prudenza. Grazie a tutti, a presto.